Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Valentina, in arte Valley Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Nel video di oggi, raga, andremo a fare l'unboxing della box di Look Fantastic del mese di ottobre, che si colora di un bellissimo giallo. Prima di iniziare, raga, vi ricordo che mi trovate come Valley Makeup Lover anche su Instagram. E se volete continuare a vedere video sul mio canale, mi raccomando, iscrivetevi. Ma come sempre, ho parlato abbastanza, iniziamo subito con l'unboxing. Come sempre è contenuta la brochure dove ci spiega cosa avremo all'interno, e qua abbiamo i prodotti contenuti. Vedo molte cose per quanto riguarda la skincare, l'hair care e la body care, quindi sicuramente è una box incentrata sulla cura personale. Vi faccio vedere la scatola per chi magari è la prima volta che vede questo video. Abbiamo la pellicola con il logo Look Fantastic, all'interno come vedete della carta tutta tagliuzzata, e poi tutti i nostri prodotti adagiati sopra. Il primo prodotto che abbiamo è una maschera per il viso del marchio Dr. Botanicals, ed è una maschera alla curcuma, come vedete è giallina. Andiamo subito a leggere le caratteristiche. È una maschera rigenerante che aiuta a proteggere la pelle dagli agenti esterni, quelli aggressivi, e ci dà anche un boost di antiossidanti. È rinforzata con degli ingredienti botanici, con una texture molto cremosa che aiuta a levigare le lineette d'espressione, le rughette, e dovrebbe aiutare anche a illuminare l'incarnato. Come altro ingrediente abbiamo anche la lavanda, e per quanto riguarda l'applicazione ci dice di applicarla nelle zone problematiche, lasciarla in posa circa 20 minuti e poi andare a risciacquare. Quindi molto semplice l'utilizzo. Voglio provarla perché in questo periodo ho la pelle estremamente secca e anche danneggiata, purtroppo ho degli sfoghi dovuti al cambio di stagione, quindi raga, la proveremo sicuramente insieme. Come secondo prodotto abbiamo degli scrunchies sempre gialli, e voglio leggere che cosa ci promette, perché per quanto riguarda questo tipo di elastico per capelli vado sempre a ricercare degli elastici molto soffici e che, diciamo, cerchino di non danneggiare il capello, perché tendenzialmente alcuni tipi di scrunchies vanno a spezzare i capelli. Quindi sono curiosa di vedere cosa ci promettono. Leggendo qui mi sembra quasi uno spot pubblicitario. Vuoi aggiungere un po' di sole nella tua vita con questo paio di scrunchies? Sono perfetti per raccogliere i capelli in una coda o addirittura in uno chignon. Questi scrunchies sono un must have in ogni borsetta, quindi ci consiglia di portarceli in giro. E infatti ci va a dire anche che la particolarità di questi scrunchies, quindi di come sono stati creati, è proprio il fatto che dovrebbero danneggiare meno i capelli. Sicuramente li proverò e vi farò sapere. Il terzo prodotto è un prodotto per i capelli. Il marchio lo conosco bene e mi sono follemente innamorata di questo brand, perché fa dei prodotti per capelli, raga, veramente veramente ottimi. E sto parlando di Philip Kingsley. Questo dovrebbe essere un siero riparatore per le punte. È un rimedio perfetto per le doppie punte. Va a creare uno scudo protettivo contro i raggi UV, e la formula è molto leggera e va a ravvivare il capello, a lasciare i capelli più voluminosi, e sicuramente gli danno un aspetto più sano. Fate conto che, come vi ho detto prima, il marchio Philip Kingsley a me piace tantissimo. Ho provato già due sieri anti-crespo e vi posso dire che sono fantastici, quindi non vedo l'ora di provare anche questo. Prossimo prodotto è un prodotto per la cura del corpo, e questo brand, come il precedente, lo sto amando. Sto parlando del brand Rituals, e questa è una crema per il corpo. A parte, raga, i pack che mi fanno impazzire perché hanno delle colorazioni super particolari,
Sto utilizzando uno scrub per il corpo e mi ci sto trovando veramente bene perché è super delicato ma fa il suo dovere, e quindi sono curiosa di avere la copiata con la crema, che oltretutto ha una profumazione molto particolare e molto delicata. Andiamo a leggere che cosa ci promette. Da quello che ci dice, questa crema dovrebbe essere la soluzione per avere una crema super soffice e super idratata. La texture è abbastanza burrosa e ha una formula che si assorbe molto velocemente e aiuta a idratare a fondo la pelle. Ci dice che è una formula super ricca e si può utilizzare tutti i giorni, e ovviamente raga, bisogna applicarla su pelle asciutta e lasciare assorbire, quindi non vedo veramente l'ora di provarla. Il prossimo prodotto è una crema per il viso. Il brand lo conosco ma non ho mai avuto il piacere di provarlo, e sto parlando del brand Filorga, e abbiamo una crema ossigenante e luminosa per il viso. Ci dice che è una crema magica per il nostro viso che ci darà un booster di idratazione. Va utilizzata per un lungo periodo e ci dice che gli effetti si vedranno col tempo, e la nostra pelle apparirà sicuramente più radiosa e più omogenea. Abbiamo come ingrediente l'acido ialuronico e l'enzima L, e ci dice che possiamo utilizzarla sia la mattina che la sera. Appena terminerò la crema che sto utilizzando attualmente voglio provarla, perché magari mi può aiutare proprio in questo periodo di cambio di stagione dove le temperature si sono abbassate parecchio. Ultimo prodotto, ma non per importanza, è un detergente schiumogeno del marchio E Cooking, che conosco già ma adesso raga non mi ricordo che cosa ho provato. Se non erro una beauty blender e forse anche un pennello, adesso non vi so dire. Mi sono appena ricordata, ho anche una crema per i piedi ottima. Andiamo a vedere che cosa ci promette questo cleanser. Ci dice che ha una formula super delicata per il nostro viso che va addirittura ad idratare l'epidermide. Combinata con aloe vera e vitamina E, questo cleanser dovrebbe andare a ripulire nel profondo i nostri pori per lasciare la pelle super levigata e rinfrescata. Come ingredienti abbiamo aloe vera, vitamina E e citriolo. Ci dice come sempre raga di andare ad utilizzarla su viso inumidito, andare a fare dei massaggi circolari e poi risciacquare il tutto. Diciamo che non sono molto fan dei prodotti di questo tipo, però dicendo che è un prodotto adatto anche a pelle sensibile, quindi che è molto delicato, potrei provarlo. Anche questa carrellata di prodotti volge al termine. Fatemi sapere se conoscete già questi brand e eventualmente se avete già provato qualcosa. Come sempre sono curiosissima di sapere i vostri pareri. Vi ricordo che se volete supportarmi, il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale e mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi video. Anche per oggi è tutto raga, io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!